Buongiorno a tutti, eccoci qua. Oggi è arrivato finalmente il giorno dell'evento che avevamo programmato da Milano fino al Po e poi su sui Colli Piacentini attraverso le campagne, sia del Pavese che del Piacentino. Siamo in parecchi, varie Africa Twin, vari Teneré, un paio di B&W e un KTM. La compagnia pare che sia delle migliori perché abbiamo scambiato quattro chiacchiere quando ci siamo incontrati, e tutte persone molto simpatiche. Persino uno arrivato da Genova che mi ha meravigliato, grandioso. Bene, adesso procediamo e ci rivediamo un po' più avanti, c'è un piccolo tratto di asfalto ora. Guardando. Eri troppo veloce. No, no, non guardavo un cazzo, ero già incazzato guardo lì. Vabbè, noi siamo spogliati così. Guarda, iniziamo adesso, eh. Questo era l'antipasto. Mi sembra. Ma è una pausa che posso. Eh? È una pausa o ripartiamo? Eh no, la pausa te la sei mangiata e sei andato dritto. Ripartiamo o ripartiamo? Non lo No, no, so. mangia la banana. Oppure. Ora iniziamo la parte più bella del percorso. Allora, abbiamo avuto il ragazzo di Genova che si è ritrovato un chiodo nella gomma, l'abbiamo tolto, già abbiamo messo la bomboletta per le camere d'aria e già abbiamo fatto qualche chilometro. Non dico nulla per scaramanzia, ma stiamo andando, dai. Quindi vediamo, poi tra l'altro è il ragazzo che è di Genova, quindi è quello che abita assolutamente più lontano di tutti. Allora, adesso è il primo passaggino, quello che fa la conca. Io passo di là, parcheggio, poi vedete, se voi volete passare, passate, poi ci diamo una mano. Ok, se glielo dici.
letto. Ok. Ottimo. Bravissimi. Oh, per chi ha l'allergia, ok. Questo è un altro punto difficile, mi fermo e poi ci diamo una mano là. La fai? Pian pianino, gas costante, ok? Piano, gas costante. Attento, attento. Ok. Vai. No, allora scendi indietro pian pianino, vai, ce l'ho, sì, vieni, vieni, vai, vai. Attento qua. Urca troia. Attento qua. Bravissimo. 50 km/h. Bravissimi tutti.
siamo quasi arrivati ad Agazzano, non manca molto, una quindicina di chilometri, quindi vediamo già le colline del Piacentino. I ragazzi sono affamatissimi e comunque c'è un caldo allucinante e non vedono l'ora di mettere le gambe sotto al tavolo e di bere un bel vinello fresco. Mitica panda, da grande cazzo! No! Minchia! Oh, grandioso il nonno! Ok, siamo quasi arrivati al ristorante, risaliamo qua questa piccola stradina che risale le colline al Piacentino. Siamo già nel pavese, stiamo rientrando e il tempo sta pian pianino peggiorando e chiamano temporale verso sera. Alla fine che hanno voluto fare il rientro in off, siamo rimasti in 6, gli altri hanno deciso di prendere l'asfalto per tornare più rapidamente a casa. Stiamo andando via tranquilli perché siamo parecchio stanchi, diciamo che la bella mangiata che abbiamo fatto si fa sentire. Davvero comunque ottima compagnia da rifare assolutamente. Oh, ma te non sei neanche impolverato. Ma
Ma perché c'ho un sistema di autocubini a casa. Sono le cipolle e i fasoli. Hai capito? Lì, Ragazzi, no, io vado. Vai, ah, ok. Vado perché ho paura che poi magari peggioro. Ok. Ci sentiamo allora, alla prossima. Cerco di non mancare. Grazie, grazie alla compagnia. Grazie.